La città di Pescara è tra le cinque finaliste per il titolo di capitale italiana dell'arte contemporanea, soddisfatti il sindaco Carlo Masci e l'assessore e vice sindaco Maria Rita Carota. D'altronde il capoluogo adriatico ha da sempre avuto un rapporto privilegiato con l'arte contemporanea e i suoi esponenti, se la dovrà vedere con Carrara, Gallarate, Todi e Gibellina. Pronunciamento il prossimo 25 ottobre. Un mese questo molto impegnativo per Pescara, che ospiterà il G7 e potrebbe appuntarsi sul petto questa nuova medaglia. È bella questa definizione, questa medaglia al petto. Mi piace molto perché devo dire che abbiamo lavorato tantissimo per presentare un progetto di grandissima qualità insieme alle fondazioni del territorio, alle associazioni, a coloro che credono nell'arte, nella cultura. Un progetto che si è misurato con altri progetti in Italia. C'erano 25 domande per questa competizione, capitale italiana dell'arte contemporanea. Adesso siamo rimaste in 5 di città che si confronteranno il 25 ottobre per raggiungere questo ambitissimo risultato. Per Pescara sarebbe il coronamento di un percorso fatto nel tempo sull'arte contemporanea e che noi abbiamo cercato di valorizzare in ogni modo, mettendo in evidenza le peculiarità della nostra città rispetto a questa tematica. Evidentemente ci siamo riusciti e di questo ringrazio tutti coloro che hanno lavorato al progetto, perché il progetto era molto complesso e difficile, e oggi ci prendiamo la soddisfazione di essere fra le 5 città finaliste di questa competizione che, se dovesse andare in porto come noi speriamo, anche se la gara è complessa e che ci misuriamo a livello nazionale, e otterremo 1 milione di euro da poter investire sulla cultura nel nostro territorio. Ottobre sarà un mese pieno di iniziative sotto la benedizione d'altronde del santo patrono San Cetteo. Sì, il 10 ottobre festeggeremo il nostro patrono San Cetteo con una meravigliosa cerimonia nella sala consiliare in cui consegneremo i ciatte d'oro e i delfino d'oro alle persone che si sono messe più in evidenza e che hanno portato in alto il nome di Pescara. Poi avremo il G7, l'SDG, avremo il B7, tantissime iniziative.